e io finirei il giro di tavolo su cosa fare e come. No, io parlo di questo e basta. Ah. Su cosa fare e come, cominciando da quelli che non hanno parlato stamattina. Ok? Cosa fare e come? No, non stiamo divagando. Vai. Allora, io spero che mi sentiate tutti. Io non ho preso l'altoparlante perché confonde, ho voce a sufficienza per farmi sentire in maniera molto chiara. Allora, io sono Giorgio Vitali e in questa sede rappresento quattro entità. Due sono entità di comunicazione, e cioè Accademia della Libertà ed Alba Mediterranea. Sono due blog in sostanza in cui si possono vedere i video che noi facciamo. Tra tutti e due siamo sui 5 milioni e 500 contatti, se non di più al momento. E questa è la prima cosa che volevo dire. Seconda cosa, io rappresento anche il Comicontrol, Comitato Popolare di Controllo dei Pubblici Poteri. Infine sono anche in rappresentanza di Assoconsumatori, quindi rappresento anche un'associazione di consumatori. Quello che volevo dire era semplicemente una risposta a quello che avevi chiesto tu prima, che fare e quant'altro. Allora, il punto cardine di tutta la questione è intanto partire dalla fotografia del momento attuale. La fotografia ci dice che noi stiamo ancora discutendo, cercando di, attraverso una logica discorsiva di carattere, diciamo, tentativo di convincimento di cose di cui siamo tutti perfettamente d'accordo. Almeno le persone che stanno qui sono d'accordo su alcuni punti fondamentali che sono stati elaborati non solo dal professor Auriti Benemerito, col quale ho collaborato dagli anni 70, ma prima ancora, e il riferimento è costante anche da parte di Auriti, da parte di Ezra Pound. Quindi siamo a un'elaborazione che risale al 1940. Quindi il problema del debito, il problema della società in mano all'usurai, è un problema che noi conosciamo perfettamente qui. Non solo, ma anche la questione si sta svolgendo, allargando anche nella comunità nazionale. Ci sono moltissime persone che sanno esattamente qual è il problema, anche perché lo pagano sulla pelle. Allora, detto questo, è stabilito che c'è una base di questo tipo, resta il problema che è il che fare, che è la cosa più importante in assoluto. La prima cosa da dire è il richiamo al grande, grandissimo politologo Carl Schmitt, il quale politologo stabilisce che la prima cosa da fare dell'uomo politico è stabilire chi è il nemico. In assenza di una comune visione di chi è il nemico, non è possibile stabilire una concordanza di finalità. Quindi il primo punto deve essere questo. Se c'è un gruppo di persone che si vogliono a loro volta associare, devono avere il nemico comune e deve essere identificato, se no non c'è nessuna azione possibile. Veniamo al settore dell'azione. Premesso che sia nella storia, sia anche nei testi sacri, adesso ricordiamo una frase dei Vangeli, quando un certo giovane si avvicina a Cristo e gli dice: cosa devo fare per unirvi a voi? La risposta di Cristo è immediata: vendi i tuoi beni e vieni con noi. Ed è chiaro, il messaggio è di una chiarezza estrema. Cioè, vuoi agire? Benissimo, allontanati dal resto e incomincia ad agire. Questo è il punto essenziale, perché io parto sempre dal presupposto, che fa parte anche della tradizione popolare: chi vuole fa e chi non vuole manda, che è il principio fondamentale di qualsiasi azione politica in qualsiasi paese. Detto questo, noi abbiamo davanti ai nostri occhi un aspetto giuridico molto chiaro. Il primo lo voglio leggere perché è importantissimo. Articolo, perché si riferisce anche alle denunce che noi abbiamo fatto. Vuoi dire quante denunce abbiamo fatto? Ma circa 1200.
Allora, non sono denunce verbali, tutte depositate. Tutte depositate. Allora, anche ai tribunali internazionali. Esattamente. Questa è una manifestazione di una azione. Dice, ma voi fate le denunce. Certo, siccome non li posso sparare, li denuncio perché sono degli assassini del popolo italiano. Al momento. Allora qui voglio fare un piccolo richiamo che è molto semplice. Posto che sia vero quello che è successo in Francia l'altro giorno, ma non è vero. Posto che sia autentico, non andiamo fuori dalle... fa parte di quello che voglio dire. Sembrerebbe che abbiate ragione. Posto che sia vero, sta di fatto che questa azione va ascritta a quella che viene chiamata la guerra asimmetrica. È chiaro che se quelli c'hanno le bombe atomiche, gli aerei e i missili, chi non ce l'ha deve fare un altro tipo di guerra. Allora, se tu vuoi fare qualcosa, la fai. E gli strumenti ce li hai per farli. Oggi ce l'hai. Ce l'abbiamo oggi. Eccolo. Partiamo dal punto iniziale. Articolo della Costituzione. Mi hanno dato la Costituzione e lo leggiamo. Articolo 136. Noi stiamo a parlare di chiacchiere. Quindi noi ci stiamo facendo delle chiacchiere. Allora, quando la Corte dichiara... stiamo chiacchierando, sì. Però per cortesia rispetto... Va bene, quello che vuoi. Io devo buttare un sasso nel pantano. E lo sai bene, lo sai bene. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La Corte Costituzionale ha detto, in maniera del 2014, ha detto che questo governo è illegittimo perché questo Parlamento è illegittimo. Non lo dico io, non sono chiacchiere che faccio io, sono chiacchiere che ha fatto la Corte Costituzionale, da cui tutti gli atti di questo governo e di questo Parlamento sono nulli, grazie alla Corte Costituzionale. O ci rendiamo conto di queste cose o è inutile che ci parliamo a tutti. Noi abbiamo fatto anche in questo punto di vista una denuncia. Giorgio, siccome lo sappiamo tutti e lo vediamo, cosa fare e come? Aspetta, adesso ci arriviamo. È più di così. Non è un problema. Noi abbiamo, non potendo far altro per il momento, abbiamo denunciato tutte queste cose. È un atto pubblico che non è stato rigettato dalla Procura della Repubblica e dalla... né nessuno ci ha controdenunciato per diffamazione o calunnia. Esattamente, quindi quelli sono tutti atti pratici che sono atti politici. Allora, te lo dico subito, intanto... Allora, ci sono due cose importantissime da fare. La prima è cominciare, che è chiaro che se siamo in 4-5 noi del nostro gruppo che presentiamo una denuncia, è una cosa. Se queste denunce, che sono presenti tutte su Alba Mediterranea, chiunque le può scaricare e chiunque le può presentare alla polizia, ai carabinieri, alle guardie giurate, alla guardia di finanza e qualche altro. Giorgio, la proposta è presentare le nostre denunce tutti assieme. Esatto, no, tutti assieme. Chiunque se lo vuol fare, le denunce ci sono. E quello è uno dei punti essenziali. Perfetto. Secondo punto, ugualmente, è la legge che ci viene incontro. La 382 del 78. Allora, è la legge che ci viene incontro. Perché? Per un fatto del tutto fortuito, ma è legato alla storia di questo paese, è stata dichiarata l'illegittimità dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia. Allora, grazie a noi. Perché li abbiamo già ampiamente denunciati. Chi vuole agire e ha voglia di agire e reagire a questo sistema deve attaccarsi a queste cose quando gli arriva la cartella firmata da un funzionario illegittimo, la deve denunciare. Deve ritornare la cartella e non deve pagare. Il primo atto da fare, ce la danno loro l'arma in mano, è di non pagare le tasse, perché i funzionari illegali rappresentano il 91% dei funzionari che illegalmente chiedono i soldi.
Sorvolo, e con questo chiudo, sorvolo sul fatto dell'illegittimità sostanziale di uno Stato, di un governo che è talmente illegittimo da chiedere i soldi, far chiedere i soldi a una cozzaglia di mozza orecchie. E con questo chiudo. Giorgio, ti ringrazio, volevo solo precisare, intanto ognuno ha la sua modalità, quindi io rispetto la modalità di Giorgio, anzi la penso, però volevo dirvi una cosa, cioè questo tema è stato